Allora, abbiamo i nostri due ospiti di oggi, Anna Masera, che vedete che sta per prepararsi con le sue attrezzature, e Luca De Biasi, che è in quarta fila a sinistra. Due parole di presentazione. Allora, innanzitutto sono due giornalisti che ormai da parecchi anni, giusto mentre ci parlavamo a pranzo, Anna Masera ricordava che ormai sono parecchi gli anni della sua interazione col web, dell'origine del web direi, e sono due giornalisti che hanno molto praticato e molto pensato un aspetto particolare della rivoluzione digitale, cioè l'effetto della rivoluzione digitale sul giornalismo. L'hanno vissuto nella loro professione, ci hanno pensato, ci hanno scritto libri, ci hanno riflettuto moltissimo. Allora, in questo loro intervento, che occuperà due terzi dell'incontro di oggi e comunque fino al secondo intervallo, loro vi racconteranno la loro esperienza, vi diranno in che modo la rivoluzione digitale sta, da un certo punto di vista, togliendo le basi di un certo modo di intendere il giornalismo, ma anche costruendone di nuove. E a loro ho fatto vedere, ho raccontato anche dei vostri blog, voi in maniera ovviamente con i limiti dell'esperienza accademica state facendo una forma di giornalismo, state pubblicando online, state imparando concretamente come si fa a citare, avete scoperto di brutto cos'è il plagio, avete capito la distinzione tra le cose che sapete e le cose che pensate, come diceva Quintarelli. E allora con Luca De Biasi e con Anna Masera avete anche la possibilità voi stessi di fare domande e di chiedere, se avete dei dubbi, domande che anziché essere rivolte a due ingegneri come me e Simone, stavolta sono rivolte invece a due professionisti di questa professione. Allora, due parole di introduzione. Comincio con Anna Masera. Anna Masera è stata la fondatrice del sito internet della Stampa, che ha seguito per parecchi anni, adesso da un mese, due mesi, è la prima social media editor della Stampa, di un giornale, di un quotidiano italiano, e quindi racconterà anche cosa vuol dire essere social media editor di un quotidiano. E, Anna, cosa altro posso aggiungere al fatto che in questa tua esperienza col sito della Stampa di essere social media editor? Presentazione. Sì, come presentazione. Prima di fare questo ho fatto tante altre cose. E... buongiorno a tutti. Io in realtà da 12 anni che sono qui a Torino alla Stampa, ma prima avevo cambiato lavoro praticamente ogni due anni, per cui poi c'è stato un momento di un po' che la nostra professione si è un po' fermata, le possibilità di cambiare lavoro si sono fermate, e anche che mi è piaciuto molto restare alla Stampa, il progetto di fare il sito internet, di occuparmi di sviluppare internet, mi è piaciuto molto, ed è prima di fare social media editor da quest'anno. Ho fatto per 10 anni il sito internet ed è stata un'esperienza molto importante per capire e per potervi raccontare appunto come è cambiata internet dal 1.0 al 2.0. Prima di questo, se può servire forse che loro sappiano, ho cominciato a fare giornalismo perché ho fatto la scuola di giornalismo in America, alla Columbia University, negli anni 84, quando i computer ancora non c'erano. E per cui diciamo che ho visto nascere l'era del giornalismo dal computer a non computer. Adesso io ho una presentazione da fare, vi ripasso il vostro professore che ogni tanto preparo le slide. Ma certo, aggiungo anche che è sicuramente il merito di Anna Masera se sulla Stampa gli argomenti internet hanno avuto in questi ultimi diversi anni sempre uno spazio molto grande. Seconda persona, secondo ospite di oggi è il signore che sta arrivando adesso, è Luca De Biasi. Luca De Biasi, non proverò neanche ci provo a fare una sintesi del suo curriculum, dico semplicemente giornalista del Sole 24 Ore. La Sole 24 Ore è stato il fondatore e il direttore di Nova per alcuni anni, settimanale di innovazione, di ricerca, con un amplissimo spazio sul digitale, non solo digitale ma molto digitale. Luca De Biasi ha scritto dei libri sull'economia della felicità e su altri aspetti che hanno molti punti di contatto con la rivoluzione digitale, e da un anno e mezzo,
fondazione Aref più o meno, da un anno e mezzo è il presidente di una fondazione basata a Trento, si chiama Fondazione Aref, dove Aref non è un'antica parola ebraica, ma è l'inizio del tag HTML per linkare una pagina, quindi è un messaggio in codice per chi lo sa capire. E la Fondazione Aref, di cui lui parlerà, si concentra sulla qualità dell'informazione, sottinteso nel mondo digitale, e la Fondazione Aref è quella che ha lanciato per diversi progetti, un progetto in cui vi ho accennato, poi non l'avevo approfondito perché vi avevo già detto che sarebbe venuto direttamente Luca De Biasi a parlare, c'è il progetto Timu sulla qualità dell'informazione, che è un progetto che ti può, come blogger, riguardare direttamente. Quindi ringrazio sia Anna Masera e sia Luca, ancor più forse se mi permette Luca De Biasi, che è venuto da Fuori Torino dedicando una parte, quantità di tempo non indifferente. Grazie molto di essere venuti, a voi la parola. Grazie dell'invito al professor De Martin. Per la verità questo è un contesto esatto per quello che stiamo facendo, rivoluzione. Noi siamo partiti da lì, adesso è inutile rivangare troppo un lontano passato, ma nel 95 io e Anna abbiamo fondato una cosa che si chiamava Reporters Online, che serviva per sperimentare che cosa significava fare i giornalisti usando il web. E per l'appunto lì si doveva scrivere in HTML, si doveva trovare qualcuno che ti prestasse un server, si doveva imparare tutto. E la prima cosa, ciò che ci accomuna, che abbiamo provato in quel momento è stato: ok, adesso abbiamo una pagina HTML da scrivere, cosa ci scriviamo? Non so se vi è successo anche a voi il primo giorno sul blog, ma per noi era una vertigine davvero singolare, perché tutto sommato i giornali hanno una linea editoriale e la linea editoriale dice che cosa più o meno i lettori si aspettano che tu faccia, mentre sul web 1995 una pagina HTML vuota con te solo di fronte a chiunque fino a un certo punto, perché nel 95 erano 100.000 le persone che accedevano a internet, era un po' una vertigine. Ripeto, non so se è successo anche a voi con il blog, ma questo è un bel segnale, un segnale nel quale lì tu cominci a dire: ok, qui io voglio portare qualcosa di nuovo nell'informazione, posso farlo, dipende da me. Questa è la bellezza di tutta questa vicenda, che è qualcosa che dipende da noi, almeno un po'. La bruttezza è che è un grande caos, è molto complicato, ci sono un sacco di cose che si devono rimettere a posto durante una rivoluzione. E poi ci sono un sacco di cose, sto perdendo tempo mentre Anna si prepara, okay. Ci sono un po' di cose che vanno anche messe in ordine. Cioè, una rivoluzione non è che cambia tutto, una rivoluzione cambia qualcosa di strategico, qualcosa che dura a lungo, ma non cambia tutto. E quello che resta o lo armonizzi o lo combatti o diventa un peso. E in questo momento in cui noi ci troviamo, questa rivoluzione sta certamente cambiando tante cose, è arrivata al momento nel quale si deve porre la domanda: bene, adesso che società, che informazione, che cosa vogliamo progettare e costruire insieme? Quindi si è passati da una fase pionieristica di contrasto all'esistente, a una fase di antagonismo tra l'esistente e il nuovo, a una fase nella quale tutti capiscono che qualcosa deve essere adattato, cambiato e anche molto radicalmente, ma non c'è visione comune, e la ricerca che stiamo compiendo tutti quanti, quelli che sono sensibili a questo tema, è proprio quello di capire come si ricostruisce una visione comune progettuale per fare in modo che una società come la nostra abbia una informazione
seria, importante, sensata, al servizio della ricostruzione di una prospettiva civica per tutti. Questo, se volete, è il messaggio della Fondazione AREF, che alla fine riprende un concetto fondamentale, cioè tutti hanno diritto alle loro opinioni, ma non ai loro fatti. E quello che è successo negli ultimi 30 anni è stato proprio questo: una invasione delle opinioni sui fatti, una decostruzione della società in minoranze, una quantità di minoranze, di opinioni, di ideologie, di abitudini, di target. Una società si è divisa in molte minoranze e ora che di fronte all'urgenza della ricostruzione della crisi si trova a dover decidere insieme, ha bisogno di nuovi paletti fondamentali. Tra questi non occorre voler avere voglia di fare il giornalista in futuro per capire quanto è importante che tra questi nuovi paletti civici ci possa essere anche un'informazione fatta per il pubblico. Allora, ho preparato un PowerPoint, vi dico subito che io sono negata a fare i PowerPoint, per cui ci sarà un po' un casino. Se non scorre bene come dovrebbe scorrere, perdonatemi, ma non è il mio mestiere, insomma. L'ho fatto, non sono una che sa insegnare, ci sto provando. Però l'ho fatto perché mi serve per mantenere un po' il ritmo e non perdere il filo del discorso. Alcune slide magari scorro via veloce perché non saranno utilissime, altre magari non ci fermerò e magari lui interverrà in mezzo. Adesso vediamo se farlo vedere tutto subito per parlarne dopo oppure se vogliamo fermarci. Ditemi anche voi se c'è qualcosa che volete che non si fermi di più. Nel 1955 questa foto mostra come la gente leggeva i giornali in treno. E adesso, se va bene, è così. Cioè sia digitale che cartaceo. In realtà, io non so voi, ma io vado in treno, cartaceo di solito è la Free Press, e la maggior parte della gente ormai ha i tablet, questa è una foto vecchia, ha i tablet o in realtà lo smartphone. Ovviamente faccio la pubblicità alla stampa, anche perché in tanti anni che lavoro alla stampa, quindi faccio l'esempio della stampa, queste sono le rotative della stampa. La stampa adesso è, oltre che su carta, anche su web, su Facebook, su Twitter, su YouTube, in edizione mobile per telefonini, su smartphone, su tablet, su ebook, su internet, con edizione cartacea, pagamento, con il servizio print on demand. Alcuni di questi servizi funzionano molto bene, altri funzionano malissimo, altri sono agli albori, altri sono stati, sono proprio quasi solo un'idea ancora, però insomma c'è su tutte queste piattaforme. Farei un passo indietro però, allora qui Luca riderà perché il mio primo contatto con internet è stato per una copertina che ho dovuto scrivere per Panorama nella fine del 94, quando Andrea Monti, che era il nostro direttore allora, scoprimmo con Andrea Monti che c'era internet. Improvvisamente c'era una bellissima pagina su New York Times, Sunday Times, edizione di New York Times, con tutto un racconto di meravigliose bacheche nel cyberspazio, con storie di navigatori del cyberspazio che si incontrarono, con storie d'amore, perché non erano inchieste giornalistiche, ma era proprio improvvisamente abbiamo scoperto che c'era tutto un mondo virtuale che cominciava a essere raccontato nei giornali americani e che noi ancora non eravamo nemmeno mai visto. Per cui mi chiese di navigare nel cyberspazio, di imparare probabilmente a capire che cos'era, andare nelle bacheche, a vedere i messaggi che scrivevano e raccontare, insomma, fare un po' una specie di reportage dal cyberspazio. E il titolo della copertina di Panorama fu Io navigatrice nel cyberspazio, in prima persona, che di solito nel giornalismo non si fa, e ho raccontato gli incontri che ho fatto, perché ho fatto proprio quella all'avventura che si presentava e incontrava gente. Si usavano anche addirittura delle. Facevamo. No. Come? Ok. Facevamo
cioè era come se fosse stata una chat, insomma, perché ho, fatto la, ho chattato nel cyberspazio per 2 giorni e poi ho scritto questo articolo raccontandolo. Ero giornalista da 10 anni, da 80, come vi ho detto prima, sono arrivata dalla Columbia University nel 84, quando veramente noi usavamo ancora le macchine da scrivere, neanche quelle elettriche, proprio quelle manuali, nere, grosse, pesantissime, non c'era assolutamente niente di elettronico, tantomeno internet, e non c'era più computer. La Columbia University è famosa perché è la storia del giornalismo voluta da Joseph Pulitzer. Pulitzer era un giornalista di Torino Ungherese, indicato negli USA, che è morto nel 1911, non ha visto la sua università perché ha lasciato dei fondi per farla, ma è stata fatta proprio tardi dopo la sua morte. Ma le sue idee sul giornalismo, secondo me, nonostante internet, nonostante tutto, sono ancora attualissime, cioè le basi del giornalismo partono da queste idee qua di fondo, cioè bisogna esprimere i propri pensieri in modo conciso per chi sia letto, in modo chiaro perché sia capito, in modo pittoresco perché sia ricordato e soprattutto in modo esatto perché i lettori siano guidati dalla sua luce. Quindi conciso, chiaro, pittoresco, quindi scritto bene, e esatto, preciso. Pulitzer aveva detto frasi che sono rimaste sempre per la storia. Disse che una stampa cinica e mercenaria prima o poi avrebbe creato un pubblico ignobile, e disse soprattutto che un'opinione pubblica ben informata è la nostra Corte Suprema, perché ad essa ci si può sempre appellare contro le pubbliche ingiustizie, la corruzione, l'indifferenza popolare o gli errori del governo. Una stampa onesta è lo strumento efficace in un simile appello. Lo trovate su questo libro se vi interessa, sul giornalismo da approfondire. Però mi piace citare anche un altro paio di giornalisti che secondo me sono stati dei miti, degli esempi e che hanno capito che cos'è il giornalismo. Questo è Frank Dink, che è un giornalista e scrittore turco d'origine armena, che è stato assassinato a Istanbul nel 2007 a 53 anni davanti al suo giornale che si chiamava Argos, scrittore di Pistola alla Gola. E lui disse: sono come un colombo che si guarda sempre intorno incuriosito e impaurito. Chissà quale ingiustizia mi troverò davanti, ma nel mio cuore impaurito di colombo so che la gente di questo paese non mi toccherà, perché qui non si fa male ai colombi. I colombi vivono fra gli uomini, impauriti come me, ma come me liberi. Cioè le sue idee di stampa, di informazione libera. Libera di informare e intoccabile, perché ha un ruolo, proprio, ha un ruolo sacro. Purtroppo invece è stato ucciso. Però insomma il suo pensiero mi fa pensare che questo è un ideale del giornalismo che mi piace. E un'altra idea di giornalismo ce l'aveva Kapuscinski, che è stato un grande giornalista e uno scrittore polacco, è stato corrispondente in Africa soprattutto, ma ha scritto dei libri bellissimi, ve lo consiglio. E lui ha trovato 2 qualità nel giornalismo. La prima è lo spirito di sacrificio: abbiamo una missione sociale, capire e far capire le culture, capire e far capire gli altri. La seconda qualità è la serietà assoluta. Devi sapere che nella tua audience, e già lui parlava di audience, non di lettori, c'è sempre qualcuno che la sa più lunga di te. Se consenti anche a una sola persona di scoprire che tu menti, che sei stato banale, impreciso, superficiale, allora avrai perduto. Ecco, secondo me queste idee sono valide sempre, non c'entra la rivoluzione digitale, cioè sono valide in qualsiasi piattaforma, carta, digitale, televisione, radio. Il giornalismo, secondo me, sono i fondamentali. Fate i conti, tra l'84 e il 2014 sono 30 anni dalla laurea in giornalismo. E effettivamente con la rivoluzione digitale è cambiato tutto, cioè mi sento molto vecchia, però devo dire che internet è molto giovane, perché in fondo ha solo 20 anni. Però in questi 20 anni si è trasformato tutto, io l'ho visto cambiare tantissimo il giornalismo. Alla scuola di giornalismo sono andata a vederla, sono andata a visitarla alla Columbia a New York per fare un aggiornamento professionale, per imparare a fare giornalismo multimediale, ma soprattutto per vedere com'era. Le macchine da scrivere sono arrivate in un'area museo, praticamente io faccio parte del museo della scuola. I professori potrebbero essere i miei figli, le famiglie dei professori tra 25-30 anni. Mentre i miei professori avevano 70 anni, 60 anni, erano tutti vecchi giornalisti che oramai in pensione insegnavano, adesso gli insegnanti sono tutti giovanissimi. Poi sono per lo più indiani, cinesi, insomma, veramente di tutte le nazionalità. E sanno molto di software, sono molto tecnici anche.
però le regole di fondo del buon giornalismo comunque valgono lo stesso. E la giuria del premio Pulitzer, quest'anno, dopo 95 anni, ha adottato un sistema di valutazione online. Non so se cliccando qui riesco ad aprire il sito, mi piacerebbe. Sì. E, sì, ecco bene. E questo qua è il sito del premio Pulitzer e da quest'anno tutto il sistema di giudizio, insomma, del premio Pulitzer viene fatto su internet, viene fatto online. Però il premio viene dato per le stesse caratteristiche giornalistiche, quindi non è che c'è il premio a parte per il giornalismo digitale, è il sistema di valutazione che è diventato digitale, ma il giornalismo è quello, il giornalismo investigativo, che poi dopo si scopre che poi dietro il giornalismo investigativo c'è ProPublica, che è la fondazione che lo finanzia, è un'altra cosa che è online, che è digitale, però poi viene pubblicato sulla carta, per cui lo pubblica il New York Times, lo pubblica il Washington Post, per cui alla fine i giornali con le migliori inchieste giornalistiche poi alla fine sono quelli. Adesso devo tornare indietro sulla presentazione e aiutarmi a capire se sono... è questa? È qua. Sì, ero qui. Ecco, le regole analogiche di fondo del giornalismo secondo me sono queste, sono quelle che ho imparato e che mi sono state tramandate, ce ne sono tantissime, però se devo sintetizzarle, la ricerca della verità, il patto col lettore, non con il potere, quindi non si scende a patti con il potere, ma si fa un servizio al pubblico, bisogna ricordarsi che siamo un servizio al pubblico, la nostra è un'alta, cioè è uno spirito di servizio che ci deve essere sempre quando scriviamo, mai verso chi abbiamo intervistato, ma verso chi ci legge. Separare i fatti dalle opinioni, che devo dire è una frase, è uno slogan che è stato lo slogan di Panorama, dove abbiamo lavorato io e Luca, di Alberto Secchi, che era stato un grande giornalista. In Italia gli ha tramandato questa tradizione, il fatto che in Italia si tendeva molto a mischiare le opinioni con i fatti, per cui commentare tutto senza far distinguere al lettore la differenza. Molto importante invece far capire la differenza, è importante esprimere l'opinione, ma che si capisca che è un'opinione, non un fatto, e viceversa è importante dare i fatti in maniera che il lettore possa farsi il proprio giudizio. Citare le fonti, però anche tutelarle, perché a seconda di che inchiesta stai facendo ci sono delle fonti da tutelare, per cui da mantenere anonime e segrete, però devono esserci delle fonti e devi saperle tutelare e devi tenerle, perché puoi essere chiamato a giudizio e può esserti chiesto chi sono, e citarle, perché invece è importante quando si citano dei dati, per esempio quando si fanno delle ricerche, si raccontano, si sparano sentenze, se non c'è dietro una fonte chiara, il messaggio non è chiaro, non sei credibile. Distinguere tra personaggi pubblici e cittadini privati, questi sono tutti temi che poi discuteremo insieme a Luca, perché sono temi che tra l'altro con i fatti di oggi, con l'attualità di questi giorni, emergono tutti i giorni, se apriamo un giornale o se vogliamo citare esempi di notizie di questi giorni, di esempi ce ne sono infiniti, per cui ogni volta bisogna saper distinguere quando un personaggio è pubblico e quando è privato, e quando bisogna tutelare la loro privacy, quando non è necessario, perché in realtà è un esercizio di diritto di cronaca e di esposizione di cose pubbliche. Dà la possibilità di replica alle accuse, perché chiunque viene accusato di qualcosa in un articolo deve poter replicare, deve cercare, telefonargli, chiedere la sua versione, dare anche la sua versione dei fatti, in maniera tale che il lettore possa poi esprimersi, capire almeno che abbiamo cercato di essere obiettivi, non di parte. E poi la regola di scrittura tipica del giornalismo quotidiano, per i settimanali, tutti gli altri tipi di giornalismo. Magari ci sono altri modi di scrivere, però la scrittura basica per le agenzie stampa, per i quotidiani, è la risposta del 5W, che è who, when, where, what, why, cioè dare subito le informazioni precise, concise, in modo piramidale, in alto, in sintesi, tutto nella prima frase e poi il resto a scendere. Vi volevo far vedere che il corso di giornalismo in Italia si fa la scuola di giornalismo per diventare giornalisti professionisti e essere iscritti all'ordine. Bisogna studiare questi 5 tomi, che poi se volete vi faccio scorrere, vi faccio vedere fra i banchi se volete guardarlo, perché sono belli ed è
sulla deontologia del giornalista, la professione del giornalista, il diritto del giornalista e le regole del giornalista. Siamo ancora molto cartacei, come vedete, non c'è niente online, il corso è tutto cartaceo e soltanto da 2 anni si usa il computer per fare l'esame di giornalismo. Fino a 2 anni fa si faceva ancora sulla macchina da scrivere, perché si temeva che si potesse copiare se non col computer, perché non lasciavano usare i computer, eravamo veramente antesignani. E l'esame di giornalismo in Italia permette l'accesso alla categoria, alla professione giornalistica. Voi sapete che in Italia c'è un ordine dei giornalisti, in altri paesi non è così, in America c'è semplicemente il sindacato, ma il giornalista è quello che ha assunto in un giornale, che scrive in un giornale, non ha bisogno dell'ordine. Da noi l'ordine professionale è nato nel periodo del fascismo e da allora non è mai stato eliminato, ci sono state varie proposte per eliminare l'ordine dei giornalisti perché è considerata, insomma, nell'era in cui si vuole il libero mercato certamente non apre la professione ai giovani, però è un tema di dibattito, per questo c'è chi ci sostiene che sia importante averlo. Vi volevo far vedere questo corso di giornalismo digitale del Museum. Il Museum è il museo di giornalismo che c'è a Washington. Abbiamo aperto sotto, però vediamo se mi si apre anche da qua. Ecco. Non so se c'è l'audio, però. Puoi usare il microfono. Posso usare il microfono? Sì, veramente? C'è anche il capitolo. Scusate, volevo che non si capire però. UCLA, Stanford, UC Santa Barbara. Tanto mi sono ripetuto l'inizio in cui era finita come nata Internet. L'inizio è come nata Internet, è un corso di sul giornalismo digitale fatto dal museo che spiega come nata Internet nel 69, computer nel 72. Adesso cerchiamo di alzare il volume così lo ascoltate, è in inglese perché. Tim Berners-Lee created the World Wide Web and the Internet took off. I, William Jefferson Clinton. In 1993, net use grew a staggering 134,000%. This is insane. I've never seen anything like this. During the O.J. Simpson trial in 1995, millions are dialing up the web. AOL, CompuServe, and Prodigy got daily updates from Court TV. The big three providers had a combined 10 million subscribers. You're connected to the SNBC. In 1996, NBC News and Microsoft brought TV and the internet together for the first time. Why is Google the far side of night? This is a great site because it's really useful. You can order tickets to movies online. In 1996, people were still going with what? The world wide web. Internet, you know, I'm calling it the internet, you know, the web, you know, there's something web. And now it pulls up the screen where we can actually order the tickets. We buy them here, we show up at the theater, and they're waiting for us. By 1997, 50 million people are online in the U.S. and Canada. The internet starts to speed up the news cycle. A prime example, Matt Drudge and his Drudge Report. When Drudge came around, a lot of news organizations were still just putting online whatever product they had from their regular publication or broadcast cycle. Newsweek magazine found out President Clinton had an affair with intern Monica Lewinsky. Newsweek wanted more confirmation and held the story. Matt Drudge heard about it and splashed it on the internet, scooping Newsweek with its own reporting. Drudge is probably responsible for the increased immediacy of online news. Do you expect this to be one of the busiest times on the internet? I really do, Matt. This may end up being the biggest day ever on the internet so far. In 1998, Independent Counsel Ken Starr's report on the Clinton affair is released on the internet. 20 million people read it online. Oh my God. That's when I think people started to realize, wow, not only is this a tool for news, but there's actually an audience out here who wants to read things directly. To me, that was just kind of like, okay,
he's gone. Now everything else here is new. This Justin, you are looking at a very disturbing lineup. On 9/11, people were so hungry for news, many mainstream news websites failed. Demand was 1,000 times the norm. CNN's website received 9 million hits an hour. The people found other voices on blogs. Journalists were not the only ones telling the big story. The internet is changing the dynamic. We hope it's moving into sex. Guy in Brooklyn, across the river from the World Trade Center, put on his blog, "Now I know what a burning suit smells like." And I thought, wow, we used to say journalists write the first draft of history. I think this guy just did. And something changed. Something for journalism was changing. The software that now makes blogging so easy is helping change journalism from a lecture into a conversation. By 2003, 1.4 million blogs are active on the internet. People have the power to publish and the ability to comment immediately on anything they see. We need you to go out and get on Dean for America. Give us your email. We will promise we will not spam you. In 2004, candidate Howard Dean and an army of tech-savvy volunteers showed how to tap the power of the internet to raise money and reach voters. And bloggers are gaining credibility. Some even got media credentials at the political conventions. CBS News released a statement today defending its report this week on President Bush's record in the Texas National Guard. In the fall of 2004, bloggers pounced on Dan Rather. Blogs questioned memos CBS used in a report on President Bush's National Guard service during Vietnam. In the end, CBS retracted the story. Producers got fired, and Rather wound up retiring early. We made a mistake, and I'm sorry for it. People now are able to talk back to journalists, and journalists can no longer hang up the phone. There's so much choice these days. While I wish millions of Americans weren't spending their day downloading videos of a cat flushing a toilet, I can't put the toothpaste back in the tube. What I can do is put on best news. When YouTube debuted in 2005, it brought us cats and dogs, but also a new way for people to add news content to the mix, like Virginia Senator George Allen's macaca moment on the campaign trail. Macaca, whatever his name is. The media in the past was transient. So what was on the air, you didn't sit in front of your television when it was on the air and you didn't see it. Now, it's got a shelf life of forever. In April 2007, a gunman goes on a rampage at Virginia Tech, killing 32 people. The scene is captured not by a journalist, but by a student on his cell phone. 71% of Americans now have access to the internet. When a big story happens, people know where to go for the information. Our website receives 53 million hits, which is absolutely amazing for a college newspaper. I remember when it seemed like the news cycle began to turn over twice a day, and now it turns over twice an hour. It's new media that's leading the way again. Technology is changing. So journalism is reacting to the technology like it always did. My daughter watches her dad broadcast on her iPod in her college dorm while we're walking across the quad each evening when she has time. Fantastic. Now, network TV anchors blog. Video bloggers can look like TV anchors. Steve? Steve, you there? And citizen journalism is on the rise, too. With so many choices and so many voices delivered so fast, the best advice for everyone is always, consider the source. Whatever the technology, the best journalism will always be about fairness, context, and ethics. Ok, insomma, questo video ve l'ho fatto vedere perché riassume molto bene in breve la storia del giornalismo, come è cambiato col digitale, no? Dal web 1.0, dai blog, anzi prima di tutti i portali internet che offrivano informazioni, poi i blog,
il primo ingloro, il Drudge Report, che ha fatto addirittura uno scoop su Monica Lewinsky. E poi man mano i bloggers che venivano invitati e accreditati alle conferenze stampa della Casa Bianca come i giornalisti tradizionali. E poi man mano il citizen journalism è emerso grazie all'avvento di YouTube, e quindi ognuno poteva essere raccogliere il video giusto, al momento giusto, quella era la notizia, faceva notizia, addirittura i giornali si avvalevano di quella notizia, su tutti i giornali si vedeva il video di YouTube, perché magari i giornalisti non erano arrivati in tempo, ma la persona che era lì con la sua videocamera aveva fatto il video, l'aveva messo su YouTube, e quella era la notizia. E per cui insomma il giornalismo è cambiato moltissimo grazie all'avvento dei social networks. Io volevo farvi vedere, prima, poi torneremo a parlare comunque di queste cose con Luca, volevo farvi vedere come funzionava il giornale pre-internet. Io qua ho trovato un video storico della stampa, dall'archivio, per far vedere come erano fatti i giornali, perché forse voi siete una generazione alternativa digitale e non avete idea. E allora aspettate un secondo, però, che devo tornare indietro, aspettate. Devo andare indietro, mi sono salvato. Un'altra, quella successiva, sono in arrivo le notizie che diventeranno colonne di parole, titoli, immagini. In questa sala le telescriventi etichettano senza interruzione. Mossi da impulsi elettronici, i tasti battono notizie provenienti da tutti i paesi. A mandarle sono le agenzie di stampa, cioè uffici di giornalisti che captano tempestivamente gli avvenimenti e inviano ai giornali di tutto il mondo. In Italia le più importanti sono l'ANSA e l'ACI. In ognuna delle maggiori città d'Italia e del mondo la stampa ha i suoi corrispondenti. Nei luoghi più sperduti, per seguire da vicino i fatti più interessanti, vengono mandati inviati speciali. I pezzi verranno dettati per telefono ai demafonisti, i quali li trascriveranno dopo averli registrati su nastro. L'operazione avviene automaticamente quando il giornalista scrive il pezzo su computer portatile N10. Collegato ad un telefono, il computer potrà trasmettere il testo trasformato in segnali acustici. Un altro M10 all'apparecchio ricevente potrà interpretare gli impulsi e riprodurre lo scritto. L'elettronica ha cambiato il modo di fare il giornale. Sono apparsi ovunque i video terminali, sono scomparse le macchine da scrivere con il loro ticchettio, scomparsi i caratteri di piombo in tipografia, i fogli di carta. Mano a mano che articoli e titoli sono scritti e corretti, i giornalisti, premendo un tasto del loro terminale, li inviano in un altro scomparto del cervellone e in un altro luogo del giornale, la tipografia. Qui le pagine prendono forma, colonna per colonna, titolo per titolo, come le troveremo all'edicola. Sono scomparse le macchine lente e ingombranti di una volta, che componevano caratteri mobili di piombo. Ai terminali, i tipografi impostano dimensioni e caratteri, incolonnano i pezzi, trovano soluzioni grafiche per titoli e inserzioni. Un'alba a quella successiva, sono in arrivo le notizie che diventeranno colonne di parole, titoli, immagini. In questa sala, le telescriventi etichettano senza interruzione. Ok, torniamo alla presentazione. Telescriventi sta per stampante. Le telescriventi. Le telescriventi, no, non sono le stampanti, le telescriventi. Le stampanti connesse da remoto, sono, cioè c'è una da remoto il testo. Arriva. Sono connesse con i sistemi per trasmettere testo a distanza. Questo testo veniva ricevuto dalle telescriventi che le stampavano. Sì, sì. Stampato, sì, però... di testo. Esatto.
broadcast di test. Allora, ok, eravamo qua. Io sono arrivata alla stampa nel 90, alla fine del 99, perché era improvvisamente scoppiata la bolla di internet, bisognava fare il sito internet in 4-4 ore della stampa, perché la Fiat investiva sul portale Ciao Web. Non so se qualcuno di voi si ricorda l'esistenza di Ciao Web, era un portale come Yahoo, ma in italiana. E quindi mi è dovuto fare il sito internet, sono stata assunta in un mese e mi ha fatto il sito internet. Ed è nato questo sito della stampa, che da allora man mano si è evoluto e cambiato, però insomma, questo è. Allora, col web, innanzitutto la stampa è passata, la stampa come tutti i giornali tradizionali cartacei, sono passati a calcolare, a parlare di audience anziché di lettori. Qui non è soltanto il lettore, ma sul sito diventa obvious perché è multimediale, per cui c'è tutto, no? È un po' come per la televisione, la radio, c'è l'audio, c'è il video, ci sono le immagini, le foto, ci sono le infografiche, ci sono i testi, per cui è audience. Nel giorno tipo di collegamenti, queste qua è l'audience della stampa, in pagine viste e in utenti unici. Verso le 8, le 9 di mattina la gente si collega tantissimo, come vedete, perché vanno in ufficio. E la maggior parte della gente che si collega lo fa dall'ufficio perché probabilmente non ha problemi di costi, della DSL, molti a casa ancora non ce l'hanno in internet perché adesso sui dati, sono sicuro che il dottor vi ha spiegato un po' la situazione italiana dei collegamenti dalle case, però insomma si collegano dall'ufficio all'orario di lavoro, hanno questo picco verso tra le 9 di mattina e le 10 di mattina. Poi pian piano scende con degli altri picchi, magari verso la pausa pranzo, prima di andare a pranzo per vedere cosa succede, e poi scende pian pianino e i collegamenti comunque vanno avanti per tutto il giorno, le connessioni. Questa è l'audience nella settimana tipo, quindi ogni giorno c'è un picco e poi scende, un picco e poi scende, e gli ultimi due giorni, sabato e domenica, la gente si collega molto bene, la metà rispetto alla settimana, perché si collegano, sono in ferie, sono in corso, non lavorano, per cui insomma si collegano di meno, magari per esempio sport, però tendenzialmente la metà di quanto si colleghi nel martedì. La lettura sul web, qua mi spiace non aver citato la fonte, ma non la trovavo, la so, ma da qualche parte forse Luca se la ricorda, ma è una vecchia lettura, è una vecchia spiegazione su come va il percorso dell'occhio. Sul web la gente non legge in maniera sequenzialmente, parola per parola, ma scansiona le pagine per capire se ciò c'è quello che ti interessa, per cui l'occhio gira a modi a F, lo sguardo del lettore, questo qua in rosso, e forma una sorta di F partendo dai titoli del testo in alto a sinistra, va facendosi man mano che scende. L'operazione richiede in media circa 7 secondi, quindi noi abbiamo 7 secondi di tempo per catturare l'attenzione di un lettore che viene sul sito a cercare quello che gli interessa, se no lo trova la via. Per cui è molto importante mettere in alto a sinistra quello che interessa, mi sembra ovvio. Questo è mediamente la homepage della stampa se non l'avete mai vista, e cerco di andare un po' veloce. Cosa è successo poi? Sono arrivati i social network, sono 2.0. Eric Cuomo ha fatto una bellissima presentazione che se abbiamo tempo dopo ve la faccio vedere, ma esce dal discorso dei giornali, parla della social media revolution in generale, e ve la farò vedere perché è molto carina. Se facciamo tempo dopo magari che è andato via Luca, perché Luca ha bisogno di parlare subito, che vedo che sono già le 2:10. Vi racconto in breve i dati dei social networks e perché questi dati qua hanno influenza sul giornale. Cioè, se vedete che Facebook ha oltre 900 milioni di iscritti attivi nel mondo, e se fosse uno stato sarebbe il terzo stato più popoloso del mondo dopo la Cina e l'India, e ogni giorno genera 2 miliardi di post e contenuti vari, con 70 lingue ufficiali, più del 75% vive fuori dagli Stati Uniti e vengono caricati 250 milioni di post ogni giorno. Questi dati sono quelli che della persona di cui ho citato prima. Twitter, il numero di utenti di Twitter cresce di 300.000 al giorno, hanno lanciato 200 milioni di tweets al giorno, quasi 3.000 al secondo. Però gli user più popolari di Twitter non sono giornalisti, sono le star, sono i VIP. Lady Gaga, Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna e Shakira sono i primi 5. Questo per darvi un senso di cosa c'è poi sui social networks.
YouTube, ogni minuto vengono caricate 48 ore di video per un totale di quasi 8 anni di contenuti caricati ogni giorno. In un mese vengono caricati su YouTube più contenuti video di quelli realizzati dai tre maggiori network USA in 60 anni. Ogni giorno su YouTube vengono visualizzati oltre 3 miliardi di video. YouTube ha totalizzato oltre 700 miliardi di visualizzazioni di video nel 2010. Ogni giorno su Facebook vengono guardati 150 anni di video di YouTube, in ogni minuto più di 500 tweet contengono link a YouTube. Per cui, insomma, i social network hanno un impatto sulle informazioni e sul giornalismo pazzesco, perché c'è un mondo di informazioni esploso che i giornali si ritrovano in mano e non sanno bene come porsi, cioè da che parte mettersi, sopra, sotto, di fianco, dentro. C'è stato un lungo dibattito online dell'Economist, l'ho linkato qua ma non vado a cliccarlo per non perdere ulteriore tempo, però poi se voi volete vi do i link, vi lascio questa presentazione e la cercate, sul futuro del giornalismo, molto bello. Nicola Scarp sosteneva che internet peggiora e Jay Rosen che lo migliora. Alla fine hanno messo ai voti sull'Economist, sul sito proprio, alle due posizioni, e alla fine ha vinto il punto di vista del professor Rosen, per fortuna. Io sono un ottimista, penso che lo migliori. Cioè, è vero che internet danneggia il modello di business dei media tradizionali, perché li mette in crisi, perché è difficile vendere i giornali, ma ci sono tutte quelle informazioni là che vi ho fatto vedere prima, perché la gente ha meno tempo, no? Quindi deve scegliere, la gente tende a scegliere Facebook, Twitter e YouTube anziché i giornali. Ma migliora il giornalismo, perché? Perché abbassa i costi, apre il mercato, fa arrivare ovunque le notizie, offre nuovi strumenti a chiunque voglia, cambia l'equilibrio del potere tra utenti e giornalisti e il pubblico si è ripreso il controllo a colpi di click. Poi parleremo di questo magari, del controllo. Le notizie sui social networks. Come raccogliamo, filtriamo e distribuiamo le notizie sui social network cambia perché i nuovi media sono orizzontali. Cioè le news non arrivano più solo dai reporter che le scrivono dall'alto al basso, ma emergono da un ecosistema in cui giornalisti, fonti e utenti si scambiano informazioni in maniera orizzontale. Voi l'avete provato, vi fate i bloggers, per cui avete capito cosa intendo. Comunicate tutti fra di voi, scrivete, siete poi giornalisti anche voi. Ed è un ecosistema oramai diventato, il vostro è un ecosistema di blog, di informazioni, non c'è niente scalato dall'alto. Le news stanno diventando to share, la condivisione delle news. Secondo i dati della Pew Nielsen, già oggi il 30% dei visitatori dei siti giornali arriva dall'aggregatore Google News, cioè sul nostro sito internet della stampa, il 30% vengono perché loro sono su Google News, cliccano, vedono dei titoli interessanti della stampa e li cliccano e arrivano sul sito. Non è che hanno la home page del sito aperta sotto e se lo guardano tutto il tempo, no. Cioè arrivano perché loro sono altrove, sui social networks, sui motori di ricerca, e trovano le news per caso. Per Josh Neiman, che è fondatore del Neiman Lab, del laboratorio di giornalismo di Harvard, grazie alla facilità d'uso dei bottoni condividi mi piace, cresce a vista d'occhio l'audience di Facebook e anche social network simili. Ormai sono diversi giornali, tra cui la stampa.it, che mettono in evidenza per i loro vettori gli articoli raccomandati dai loro amici. Noi abbiamo appena lanciato una nuova app su Facebook, per Facebook, in maniera tale da invogliare gli utenti di Facebook, che sono tantissimi, e in Italia tutti hanno Facebook praticamente. Quanti di voi andate su Facebook giusto per capire, magari voi siete eccezioni. Ecco, quindi insomma, per cercare di invogliare gli utenti di Facebook a frequentare il giornale, perché i titoli del giornale li trovate su Facebook, ci cliccate, venite sul giornale, nel giornale trovate un'app dove vedete la classifica degli articoli più letti dei vostri amici su Facebook e viceversa. E questo è un po' in voglia proprio per cercare di essere dentro i social networks. C'è un centro che si chiama Center for Sustainable Journalism alla Università Kennesaw State University della Georgia, dove si è parlato di giornalismo sostenibile e dove emergono nuovi ruoli oltre ai blogger e ai reporter multimediali. Cioè, hanno fatto proprio la classifica dei nuovi ruoli anche per dare l'opportunità ai giovani che vogliono diventare giornalisti, non ci riescono perché il giornalismo è in crisi, sono troppi giornalisti. Lì si è proprio evidenziata l'esigenza di nuove competenze nel giornalismo grazie proprio al digitale. Quindi è vero che il giornalismo, i giornali sono in crisi, però il giornalismo non è in crisi, ha bisogno anzi di nuove figure che non esistono nel mondo del giornalismo, quindi è un'opportunità per i giovani. E questi nuovi ruoli sono tutti digitali, tra questi c'è appunto, oltre ai blogger e ai reporter multimediali, che sono ovviamente i primi che sono emersi, no? Per ovvi motivi della multimedialità e del fatto che i blogger hanno moltiplicato l'accesso
così, alla voglia di provare a improvvisarsi giornalisti, ci sono ruoli specifici di cui si sente l'esigenza nei giornali, cioè noi avremo bisogno di queste persone. Per esempio l'ottimizzatore di titoli. Un tempo funzionavano le battute d'effetto, oggi devono invogliare il click e contenere le parole chiare per finire su Google. Noi intanto facciamo il sito internet e le prime cose, la cosa più importante per un articolo sul sito internet è il titolo. Se il titolo è fatto male, la gente non lo troverà mai quell'articolo. Nei motori di ricerca non viene indicizzato e purtroppo non diventi rilevante perché non ti vede nessuno. Quindi non puoi fare il titolo all'effetto, non puoi dimenticarti di dire la parola chiave. Oggi ci sono le elezioni in Egitto, per cui un titolo senza la parola Egitto nel titolo non ha nessun senso. Puoi dire finalmente tutti possono votare, però se non sai Egitto, virgola, tutti al voto. Cioè ci vuole la parola Egitto, la parola chiave è fondamentale. E quindi bisogna saper fare i titoli, essere veloci, perché nei giornali si fa velocemente, però bisogna sapere le quattro regole fondamentali sui titoli. Il social media reporter, cioè qualcuno che sa per navigare, per intercettare le news, per esempio su Twitter, e verificare la tendibilità. Allora, io sono social media editor, è un nuovo ruolo in generale in Italia. Io faccio la metà tra il social media reporter, che c'è qua, e poi un altro ruolo che c'è nella prossima pagina, perché appunto non abbiamo la possibilità di moltiplicare i ruoli. Però insomma il social media reporter è un ruolo specifico, vuol dire proprio navigare solo per cercare notizie. Quindi invece io faccio anche la parte di promozione del giornale sui social network, di far diffondere il brand della stampa, far conoscere i giornalisti della stampa, quindi ho un ruolo a metà fra la promozione del giornale e il social media reporter. Invece cercare le news, perché oramai le news nascono specialmente sui social network, cioè su Twitter trovi delle notizie, quindi non è necessariamente detto che Twitter sia solo un modo per diffondere, ma delle volte c'è qualcuno che twitta qualcosa che poi scopri che è una notizia. E che nessuno ancora nelle agenzie, non aspettiamo le agenzie come in quel video che avete visto prima, no? Arrivavano le agenzie con le notizie, c'erano i corrispondenti là, e i corrispondenti portavano le notizie e per il resto non c'era bisogno di cercare altro. Oramai i luoghi dove nascono le notizie sono talmente tanti, siamo talmente globali, sono talmente tante che ci vuole molto più impegno per trovarle tutte e setacciarle e scegliere quelle rilevanti. Poi il detective dei dati. Cioè sapere dove trovare le informazioni, analizzare, scegliere quando e come condividere le notizie che ne emergono. Wikileaks, voi sapete che cos'è, ma Wikileaks è stato questo, no? Cioè hanno fatto emergere proprio con un sistema di pubblicazione anonimo, però tantissimi dati, una banca dati enorme. E poi qualcuno però ha dovuto filtrarli, perché tutti quei documenti pubblicati su Wikileaks da soli, senza nessuno che li filtrava, li analizzava, scegliva, capiva dove era la notizia, sarebbero stati inutili. Per cui un conto è offrire la piattaforma, un conto poi a trovare qualcuno che faccia il lavoro giornalistico. Poi qua li ho dovuti assumere una slide un po' più piccola. Spero che mi vediate, ma faccio veloce. Il curatore capo, cioè sostenere, nei giornali c'è un capo redattore centrale che fa da filtro alle informazioni e decide cosa va in pagina nel giornale. Il giornale online è molto più di un giornale cartaceo, che è più piccolo e selezionato con poche cose. Nel giornale online ci sta tutto, per cui ci vuole qualcuno che sappia curare e aiuti, affianchi questo lavoro per saper scegliere e filtrare le tante informazioni da cui si è sommersi. Il giornalista esplicativo, cioè rispondere alle domande che restano nelle basi delle notizie. Noi sulla stampa, non so se avete visto che nella pagina dietro la stampa c'è spesso le domande e risposte, dove magari rispondiamo alle domande a curiosità sulla notizia del giorno che magari non abbiamo avuto tempo o modo di approfondire, che però è importante. E quindi dare domande e risposte, fare le famose FAQ, le frequently asked questions, cioè rispondere, magari approfondire in maniera semplice e chiara dei temi importanti. Il redattore virale, che è quello che faccio un po' io come social media editor insieme all'altro ruolo, cioè da una parte cerco le notizie, dall'altra parte promuovo il mio giornale richiamandolo boom in rete, evidenziandone le parti più interessanti per aumentare la visibilità, perché il giornale ha bisogno di essere visto in tutta questa marea di informazioni. Lo specialista di slideshow, saper creare le fotogallery bilanciando il senso giornalistico e le capacità tecniche, perché oramai cioè i siti internet vivono di pagine visti, che ho fatto vedere l'audience prima,
e fare fotogalle di giornalistiche sensate aumenta tantissimo la visibilità del sito, perché aumenta tantissimo i click, e la visitazione del sito deve essere fatta bene per invogliare a cliccare, per fare fotogalle fatte male ovviamente non servono a niente. E quindi saper fare le fotogalle, quindi saper scegliere le foto, saper fare la scalia, essere veloci, essere tecnici, perché comunque saper assemblare, saper usare, cioè sono tutte le capacità tecniche che i giornalisti attualmente non hanno. Il crowdsourcer, cioè coinvolgere gli internauti più in linea a fare giornalismo e utilizzarli al meglio, quindi coinvolgere i citizen journalism per fare insieme delle inchieste, per cui incominciare a fare quello che fa il Guardian, che forse è uno dei giornali più avanzati in questo ambito. Fanno crowdsourcing nella sezione open journalism, che vi consiglio di andare a visitare sul Guardian, dove coinvolgono i cittadini e fanno le inchieste insieme. E poi i giornalisti ovviamente sono loro che scelgono e capiscono cos'è più giornalisticamente corretto pubblicare e cosa no, però hanno tantissime fonti che li aiutano a raccogliere notizie in brevissimo tempo e a essere competitivi con il resto del mondo dell'informazione. Il creatore di ebook, perché i giornali in formato iPad e simili è una delle poche forme di media digitale che la gente sembra disposta a dover pagare, anche essere realistici, cioè il giornalismo gratis online con la crisi pubblicitaria che c'è non sta andando da nessuna parte, per cui il problema dei giornali e degli editori in questo momento è cercare di farsi pagare. Chi è disposto a pagare per le notizie? Molto poco, cioè non posso garantire, per cui siamo molto in crisi e siamo molto preoccupati. E gli ebook sono un formato che stiamo sperimentando, ne abbiamo fatti 3 o 4 già alla stampa, hanno un prezzo abbastanza basso, si vendono su piattaforme come Amazon, su Kindle, piuttosto che con sistemi stile iTunes, per cui li puoi scaricare facilmente, la gente è disposta a pagare. La Repubblica ha fatto un accordo con Amazon, non so se state vedendo, ma ogni settimana sta sfornando, da 2 settimane a questa parte hanno fatto un accordo, i book a 99 cents l'uno, e stanno vendendo, stanno andando molto bene, specialmente quello sulle lingue. L'abbiamo fatto prima noi, però a un prezzo più alto, e la Repubblica è riuscita, non so assolutamente come, perché io non mi occupo di modelli di business e di prezzi, questo è il marketing che lo fa, però Repubblica è stato d'accordo con Amazon, hanno veramente abbassato il mercato, hanno fatto 99 cents come se fosse una canzone su iTunes, quindi oramai il livello deve essere quello, per il benchmark. Lo sviluppatore web per gli esistenti sono autodidatti, noi abbiamo pochissimi sviluppatori web nella storia della stampa, ne abbiamo bisogno di molti di più e non sono giornalisti comunque. Invece sarebbe molto comodo e molto utile avere dei giornalisti che sanno anche fare questo lavoro qui. Era quello che avevamo auspicato io e Luca De Biasi quando abbiamo fondato Reporters Online nel lontano 1996, per fare Reporters Online dove sviluppavamo noi in HTML, scrivevamo noi i nostri pezzi, ci cioè pubblicavamo sulle piattaforme che allora erano molto più difficili di adesso, perché non c'erano i blog, non c'erano i sistemi facili adesso di pubblicazione, non necessitano le conoscenze tecniche di HTML, però lo sviluppatore web è un ruolo sempre più necessario nei giornali per continuare a innovare le edizioni online e migliorarle, perché i siti internet non possono restare sempre uguali e se cambiano troppo lentamente rimangono sempre indietro rispetto alle novità ed è frustrante. Avevo trovato questa bellissima tavola su Pinterest, mi sembra forse Instagram, non mi ricordo, però mi sembrava molto divertente la spiegazione di a cosa servono i social media. Twitter serve per dire, cioè come si dice, la stessa cosa a seconda su che social network sei. Allora, social media explain, Twitter, I'm eating a donut, Facebook, I like donuts, Foursquare, this is where I eat donuts, Instagram, here's a vintage photo of my donut, YouTube, here I am eating a donut, LinkedIn, my skills include donut eating. Pinterest, here's a donut recipe. Last FM, now listening to donuts. G+, I'm a Google employee who eats donuts. Mi spiace per Google, ma insomma, cioè praticamente dicono che G+ non serve a niente. Però questa è nata, era appena nato G+, e si cercava di capire. L'ennesimo social network, adesso è nato un nuovo di Microsoft, SOCL, non social. Ne nascono di nuovi ogni 2 per 3, un tempo nasceva un blog ogni 4 secondi, adesso nasce un social network al giorno, cioè c'è Pintagram, ce ne sono di tutti i tipi, non so se avete notato il mix, l'evoluzione di social network, c'è molta fatica a starci dietro. Noi usiamo Storyfy, non usiamo Storyfy,
non sappiamo bene quali usare, su quali sbarcare, quali no, la stampa deve scegliere, alla fine noi scegliamo quelli più popolari per quelli dove c'è più gente. Non ha senso andare su social network dove non c'è nessuno. Quindi gli italiani sono al 90%, se non al 99% su Facebook. Poi c'è il sort di italiani che sono i VIP, diciamo, e i giornalisti e i personaggi politici che sono su Twitter e quindi lì è utile per farsi vedere e per dialogare, magari trovare notizie. Poi c'è un gruppo di poi ce ne sono un po' che appunto stanno usando Google Plus più che altro perché sono dei cerchi diretti, vogliono, sono stati i primi invitati, per cui Google Plus un pochino interessa, però francamente porta zero di Google Plus, porta molto di più Google News, porta molto di più Google di sé, come motivo di ricerca, porta molto di più YouTube che Google, quindi insomma è lì dove siamo, noi siamo su YouTube, siamo su, appunto, su Facebook, abbiamo 40.000 persone che ci seguono su Facebook, 70.000 su Twitter, abbiamo 1.800.000 visualizzazioni di video su YouTube, abbiamo convinto i giornalisti della stampa su Twitter a essere sulla stampa proprio in una pagina dedicata, linkata, così facilmente reperibili per tutti quelli che vogliono contattarli, come ha fatto già d'altronde il New York Times, li ho convinti semplicemente facendogli vedere che il New York Times lo fa ed è fantastico avere un giornale bello così da poter copiare. Perché li convinci in questo modo, perché essere innovatori delle volte nei giornali è difficile, convincere i giornalisti a fare delle cose nuove, i giornalisti tendono ad essere un po' conservatori, per cui non hanno tanta voglia di sperimentare cose nuove che non siano sicure, per cui vedere insomma un autorevole giornale come il New York Times fare certe cose li convince. Se già gli dico che lo fa solo il Guardian, bisogna guardare il Guardian, è troppo innovatore, magari rischiamo, perché poi insomma è anche molto impegnativo fare queste cose, perché è tutto un lavoro in più che i giornalisti devono fare, sempre nello stesso tempo di lavoro, sempre pagati uguali, per cui non è che lo facciano volentieri. Cioè, andare su Facebook per conto loro, divertirsi con gli amici, lo fanno volentieri, durante l'ora di lavoro, ma lavorare su Twitter o su Facebook per lavoro, per motivo di lavoro, gli pesa un po', cioè non sono molto motivati. Noi su ogni sito c'è il suo luogo dove segnaliamo i social network, noi abbiamo fatto, ho dovuto fare la presentazione per i giornalisti per convincerli a essere sui social network, quindi ho fatto vedere che sarebbero stati, dove sono i social networks, dove sarebbero stati richiamati e gli ho fatto anche delle linee guida per l'utilizzo dei social networks. Ve le faccio vedere rapidamente, però sono linee, è una specie di deontologia, perché i giornalisti sui social networks non sanno comportarsi, spesso ci sono giornalisti che litigano sui social networks come se fossero per fatti loro, a casa loro, no? Si dimenticano che loro rappresentano il giornale e devono comportarsi da giornalisti, non è che sono semplicemente privati cittadini. Allora è un po' complicato perché nell'era della libertà totale dell'espressione tutti vogliono fare tutto quello che vogliono, però se scrivono nella biografia del social network, sono giornalisti della stampa, il giornale giustamente si vuole in qualche modo assicurarsi che siano, che si comportino in maniera accettabile, perché non si mettono a litigare, perché insomma ho fatto delle piccole, ho scritto una domanda, concordato con la direzione, con i giornalisti, delle piccole regole da seguire. Quindi sono tutti incoraggiati a avere un account su social networks e sono invitati a sperimentare e utilizzarli per lavoro. Fanno parte integrante della vita di tutti i giorni e dell'innovazione che sta permeando i giornali. Quindi l'invito a usarli è certo. È un terreno nuovo, e però siamo invitati a partecipare per capire come utilizzarli al meglio, perché non sempre vengono utilizzati al meglio. Per cui queste linee guida saranno aggiornate spesso e ben accetto i contributi di Google. Ho cercato di essere molto democratica all'inizio, perché il mio ruolo appunto, in quanto social media editor, è di coinvolgerli e farli partecipare. Poi in realtà ho dovuto dargli anche delle regole che non tutti hanno molto apprezzato. Quindi, poiché l'attività di interazione e socializzazione di un giornalista che rappresenta il giornale sui social network mettono in gioco l'immagine della testata, serve un decalogo di comportamento. E questo è il nostro decalogo. Ci sono dei giornali che li pubblicano i decaloghi, degli altri che li tengono privati. Io questo ve lo sto facendo vedere, ma noi non l'abbiamo pubblicato, quindi non è sul sito della stampa. È dentro una piattaforma che soltanto i giornalisti internamente vedono, ma non l'abbiamo divulgato. Però per dire, un sacco di giornali l'ha divulgato, come vi do dei links, potete andare a vedere le regole e l'utilizzo dei social network degli altri giornali, che potete vedere, l'hanno fatta la AP, la Reuters, l'hanno fatta tanti vari BBC, tantissimi giornali, Washington Post, tanti giornali l'hanno fatto. I giornalisti della stampa che intendono utilizzare i social network per conto del giornale sono inseriti nella pagina dedicata, in tal caso la stampa garantisce assistenza legale. Perché per esempio se un giornalista viene querelato da qualcuno perché ha mandato a fanculo qualcuno su Twitter,
Di chi è la responsabilità? È il problema, no? Per cui bisogna capire se è una cosa per lavoro o è una cosa che non riguarda il lavoro. I giornalisti giustamente hanno chiesto l'assistenza, hanno chiesto di essere tutelati, perché se loro sono di fuori, stanno scrivendo della TAV, in TAV mandano a fanculo e lui risponde, a fanculo te, no, a fanculo te, alla fine si vedono degli avvocati, chi paga l'avvocato? Cioè, è un problema, perché se si scrive per il giornale, paga il giornale, però a quel punto lì il suo comportamento deve essere in linea col comportamento con la deontologia del giornale. Quindi i giornalisti della stampa sono tenuti a identificarsi come tali se utilizzano i loro profili per lavoro e non solo per interesse personale. Le notizie vanno date prima al proprio giornale, cartaceo o digitale, quindi non esiste che un giornalista dà una notizia su Twitter senza averla data al giornale, perché è un patrimonio, il giornalista è pagato per portare la notizia al giornale, se la dà su Twitter disperde la notizia alla concorrenza, cioè noi viviamo delle notizie perché non possiamo permetterci di darle via così. E non è detto che deve uscire su carta, poi si può dare sul sito internet e poi mettere il link all'articolo scritto sul sito internet e dare la notizia su Twitter subito dopo, ma va dato per il giornale. Una proposta rifiutata dall'edizione cartacea, perché considerata non adeguata alla mia giornale, manterrà naturalmente la stessa inadeguatezza anche sulle piattaforme digitali. Proibito divulgare sui social media notizie che la stampa non ha ancora pubblicato, non importa in quale formato, fa eccezione in caso in cui ci sia specifica scelta della direzione di promuovere in anticipo contenuti destinati all'edicola, perché noi l'edicola che vogliamo giornale sul sito lo diamo gratis, quindi dobbiamo scegliere come diversificare il modo di dare notizie. È proibito pubblicare materiali della stampa, non confidenziale, è bene linkare i contenuti della stampa, non è bene farne copia e incolla sulle proprie pagine personali. Perché se tu hai un post blog personale su Tumblr e hai scritto un articolo sulla stampa, sul sito internet della stampa il tuo articolo c'è, fare il copia e incolla del tuo articolo che hai fatto per la stampa, mettertelo sul tuo Tumblr e poi divulgare su Twitter la pagina del sito del giornale non è corretto, perché l'articolo è stato pagato per scrivere per la stampa e quindi divulgare la stampa, non è quella cosa promuovere sui social media. Bene tenere presente che tutto ciò che si pubblica su internet rischia di essere permanente e può essere ritracciato dai motori di ricerca in ogni sua singola parola anche molti anni dopo la pubblicazione. Sembra strano, voi siete nativi digitali, lo sapete, però i giornalisti che hanno più di 50 anni come me, ci sono molti giornalisti che non ne tengono conto, per cui pensano di scrivere su Facebook delle cose assolutamente non scrivibili, non dicibili per un giornalista della stampa, ma cose e poi rimangono lì, vengono tirate fuori, magari ripubblicate da qualcun altro e fai delle figuracce pazzesche, per cui bisogna dire ai giornalisti, ricordarli, guardate che non è privato, non è così come tu scrivi in una chat a qualcuno, quella roba lì non la vede nessuno, perché qualcuno può fare il copia e incolla e sputtanarti a vita. Poi non puoi dire il mio direttore, cioè fare gli insulti all'editore, al direttore, o dire che schifo il mio giornale, cioè cose del genere non le puoi fare. Ma anche non riguardo al giornale, anche riguardo alle notizie che stai seguendo, cioè bisogna stare molto attenti, sono cose delicate, non puoi dare le indiscrezioni su dei personaggi privati di cui magari tu ti stai occupando e stai scrivendo un articolo, ho saltato un pezzo? Aiuto, devo tornare indietro, non sono capace per te, Scusatemi, ho quasi finito, adesso scusami. Poi bisogna identificarsi come tali. I giornalisti della stampa sui social network devono sapere che qualsiasi informazione personale che rivela di sé dei colleghi può essere associata al nome della stampa ed è saputo che su internet niente è davvero privato, bisogna impostare con cura le scelte per la privacy, le impostazioni per la privacy spesso nessuno le imposta, per cui le foto dei propri figli sono visibili a tutti. Abbiamo aperto la pagina Facebook di Torino, noi, c'è cioè la stampa Facebook Torino, e i colleghi della cronaca di Torino avevano detto like, perché avevano deciso di partecipare a questa cosa, gli piaceva di avere la loro edizione torinese della cronaca di Torino su Facebook, e però poi se fai like, le regole di Facebook, come voi sapete, tutti i loro messaggi finiscono dentro, si vedono, no? Perché tutto quello che loro mettevano nella loro timeline
finivano dentro, dentro la pagina di Facebook Torino, per quanto utenti della pagina di Facebook Torino. E uno aveva detto cerco casa. E mi è venuto da me dicendomi, insomma, la violazione della privacy, che la stampa pubblichi il fatto che io cerco casa. Guarda, non è la stampa che ti pubblica, è Facebook che lo pubblica. Tu l'hai scritto, cioè se lo scrivi e dici live su Facebook a Facebook Torino, finisci per forza dentro quella timeline. Devi imparare a usare Facebook, se non vuoi che sia pubblico, non scriverlo. Oppure cambia la privacy, i settings della privacy, oppure non dire live, non stare su Facebook. E francamente però, se fossi in te lo lascerei, perché magari la trovi la casa, mettendo un messaggio su Facebook Torino. E infatti poi l'ha trovata. E improvvisamente ha scoperto questa cosa, mi ha ringraziato, che figata, cioè, proprio, cioè siamo come dei bambini noi, capito? Perché scopriamo i social network, però è tutto nuovo, e cioè, è un gioco, è divertente, però è anche un po' rischioso usarlo male. Bisogna sapere anche la deontologia, il decalogo deontologico è soprattutto questo, cioè le opinioni che si esprimono sono personali, se si esprimono delle opinioni su Twitter per esempio. Bisogna ricordarsi che danneggiamo la reputazione del giornale se non usiamo buon senso e professionalità, quindi è utile, sono scoraggiati i batti vecchi a cercare di evitare i trolls. E però se bisogna essere educati col pubblico, rispondere a tutti, io rispondo sempre a tutti, questi però mi offendono, dopo un po' lascio perdere, aspetto che passi, invece ci sono dei colleghi che si offendono, ci rimangono malissimo. Il mio stesso direttore all'inizio, che era uscito su Twitter, i primi giorni non sapeva come fare, perché ovviamente un personaggio famoso come lui riceveva un sacco di messaggi. E cioè lui cercava di rispondere a tutti, però poi è anche un po' difficile rispondere a tutti. Allora se non rispondeva a tutti subito, magari qualcuno lo insultava, perché diceva, ecco, sei il solito che fa il VIP e non risponde, oppure insomma, e lui non sapeva bene, cioè è veramente difficile perché ti ritrovi di colpo proprio in mezzo al mondo, cioè sei su Twitter ma sei in mezzo al mondo, non hai tempo, c'è un direttore di giornale, non è come me che lo faccio per lavoro questo di social media, bisogna fare mille altre cose, Twitter è una delle tante cose. C'è chi ha tanto tempo da dedicare a Twitter e c'è chi ne ha poco, e lui ne ha poco perché ha deciso di fare meno post e farli più senza stare a rispondere a tutti, perché sennò perdeva troppo tempo. Però non bisogna andare nel panico, il mio consiglio è, appunto, io seguo i colleghi, cerco di aiutarli a scegliere come muoversi. E poi se ci sono attacchi di trolls, l'azienda poi se ne occupa. I blog. Ecco, sui blog ve ne voglio parlare perché voi avete tutti i blog, ho visto. È importante perché noi abbiamo dato a tutti lo spazio blog. Secondo me è un lavoro in più che fanno i colleghi del giornale, lo fanno gratis, perché non è gratis, ma sono pagati con lo stesso stipendio, perché non è una cosa in più che fanno per monetizzare, ma perché lo fanno perché per passione, perché si divertono, per scoprire nuovi mezzi. È una prova di fiducia che abbiamo dato a chiunque lo volesse, il blog ce l'ha avuto. Il problema è che non tutti hanno usato la professionalità, cioè la sregolatezza totale, hanno deciso, bello, c'è il blog, pubblico sul blog tutto quello che il giornale non lascia pubblicare. Quindi scrivevo delle cose, cioè delle cose che avendo dovuto richiamare, scusami, ma se tu hai appena scritto un pezzo sulla TAV in un certo modo, non puoi andare sul blog e puoi fare il notav sul blog. E poi non sei credibile, cioè devi avere un comportamento obiettivo. Le regole del buon giornalismo che vi ho detto prima sono uguali sia sul blog che sul giornale di carta, che sull'online, su tutte le piattaforme, quindi non puoi essere sregolato. Però in compenso si sa che il blog, l'online si può correggere, mentre invece la carta no, per cui i giornalisti hanno scoperto che in blog se scrivevano delle cavolate che arrivavano subito dei commenti, perché l'interattività con i lettori è incredibile, per cui ti migliora il giornalismo delle volte e il fatto di avere qualcuno che ti corregge ti aiuta a fare un articolo migliore. Per esempio, io avevo sempre degli utenti che dicevano di citare le fonti, se usavo le agenzie stampa dicevano dimmi che agenzia ho usato, e alla fine ho preso la buona abitudine di mettere sempre l'agenzia ANSA, cioè questo lo dice l'ANSA, e se usavo le agenzie le citavo. E questa cosa qua ha aumentato la credibilità, perché comunque c'è stata la trasparenza aiuta sempre. Va detto, i giornalisti non lo sanno, sono abituati a usare agenzie, come ho potuto vedere prima, arrivano agenzie, noi le paghiamo, sono nostre e le usiamo come se fosse testo nostro. No, non è testo nostro, quindi così come voi, se fate un blog e vi serve citare una fonte, vi fa comoda la definizione che c'è su Wikipedia, mettete tra parentesi tratto da Wikipedia, è fondamentale citare la fonte, se no non siete trasparenti e non siete credibili. E poi basta fare una piccola ricerca con la stringa del motore di ricerca per beccarvi subito che avete copiato. Bisogna citare le fonti
è meglio fare cose originali, perché la gente dice cose copiate, che a me su internet non interessa, perché allora uno va direttamente su Wikipedia, non fa neanche niente dove leggermi. E i blog dei giornalisti che sono copia e incolla dei pezzi di cartaceo non hanno molto senso, quindi bisogna dare un valore aggiunto, mettere i link, rendere ipertestuali, eccetera, integrare con gli aspetti inediti, con link a fonti, contributi multimediali. Poi lo stile del web richiede un'omogeneità di editing che va concordato, cioè se la stampa ha un certo tipo di editing non puoi scrivere il blog in giallo, rosso, verde oppure a carattere cubitale, devi scegliere di essere uniforme di stile. Devi essere continuo nell'aggiornamento, non puoi aggiornare una volta quando ti pare, ma devi aggiornare in maniera continua, che si sente che sei presente sempre. Bisogna ricordarsi il copyright, perché c'è un copyright che va, fino a quando la legge va rispettato, non si possono rubare le foto da internet. Si possono invece embeddare i video di YouTube, perché YouTube permette di embeddarli e YouTube si assume la responsabilità per eventuali violazioni di copyright. E per il resto vale il decalogo deontologico. Questi sono dei link utili che poi vi lascerò. Grazie a noi. Allora direi un paio di domande veloci se ci sono prima della pausa, poi eventuali altre domande le potete fare o durante la pausa stessa o quando riprendiamo alle 4 in punto. Domande? Per Anna Lasera, prego. Allora, secondo il rapporto della Federazione Italiana di riguardo alla stampa in Italia dove le nuove delle 11 prevedono delle nuvole nere riguardo il giornalismo italiano mentre non per il web. Volevo sapere cosa ne pensava e inoltre sì, volevo sapere se era utile utilizzare la strategia del digital press della testata online del Guardian, cioè privilegiando la edizione digitale rispetto a quella cartacea per combattere anche la crisi che sta affrontando il giornalismo in generale. La crisi sta affrontando i giornali, non il giornalismo, partire dalla fine. Cioè ci terrei a segnalare che in tutto questo discorso che ho fatto, secondo me il giornalismo non è in crisi per niente, anzi è fantasticamente fiorente, perché tantissima gente vuole fare il giornalista, non è solo la gente in 30 anni che lo faccio questo mestiere. Ci sono i giornali che sono in crisi, che sono un po' proprio degli strumenti, della piattaforma giornale, in quanto giornale cartaceo, no? Giornale, perché lo leggono ormai gli anziani, è vero che noi siamo una società che sarà molto longeva, i vecchi vivono a lungo, e io mi auguro, perché vorrei arrivare alla pensione, che i giornali vanno avanti ancora fino a non alla pensione, per cui che gli anziani vivono a lungo e continuano a leggerci, però come sappiamo già adesso io metto gli occhiali, faccio fatica a leggere i giornali cartacei, preferisco online perché posso allargarlo e vederlo meglio, per cui ci sono già anche per gli anziani comincia ad esserci lo svantaggio della carta rispetto al web. Detto questo, i giornali, il digital first del Guardian secondo me è fantastico, però sappiate che anche il Guardian è in crisi, era, cioè, hanno speso tantissimi soldi per farlo e anche loro fanno molta fatica, quindi è un equilibrio delicatissimo, tutti sono in equilibrio, tutti stanno cercando la ricetta giusta, nessuno ha la formula giusta in tasca. Cioè il bello di questo settore qua è che non abbiamo niente da perdere, perché siamo talmente in crisi che bisogna provare di tutto e le opportunità per trovare la ricetta sono aperte. Chi ha di voi l'idea vincente ce lo venga a dire, e secondo me verrà assunto subito, perché siamo tutti in cerca proprio della gallina dalle uova d'oro, non lo sappiamo. E ci sono dei pronostici terribilmente negativi, si diceva che l'ultima copia del New York Times era stata nel 2014, Luca? Nel 2043, ma quindi abbiamo ancora tanto tempo, vedi? Ecco, l'ultima copia del New York Times nel 2043, la fine del 2043 io sicuramente in pensione ci arrivo, però non sappiamo, cioè, francamente non lo sappiamo. Io penso che il digital first sia oramai un'esigenza competitiva, perché non ha senso non dare notizie subito, e perché cioè, non abbiamo di questi scoop particolari che uno aspetta l'edicola per vedere la notizia. Purtroppo nell'era dell'informazione globale le notizie da qualche parte escono prima e non riesci mai ad averla prima su cartaceo, quindi è molto difficile nel giornale. Quando abbiamo avuto la notizia di quella dell'uomo ricercato dalla polizia per l'attacco terroristico a Brindisi, il direttore era certo si metteva sul sito, però prima l'ha messa sul sito, la santa tutti i video esclusiva sul sito, gli ha messo la foto pixelata, il video pixelato del personaggio, l'abbiamo andata prima sul sito la notizia. E questa cosa qua è stata una novità clamorosa per la stampa, di dare prima sul sito la notizia e poi il giorno dopo sul cartaceo. Però
tutti hanno citato la stampa che ce l'aveva. Tra l'altro erano tutti dubbiosi, ma non è vero, figurati, sarà sicuramente la mafia, così invece i carti stanno dando ragione a questa pista, che però è stato un rischio, no? Perché il nostro corrispondente, che è Guido Nuoto, che era contatto dalla procura, aveva fonte dei libri e le ha spese sul web e non su carta. Quindi la stampa ha fatto un passo verso il digital first, mi sembra favoloso. La stampa sta andando verso un'integrazione totale tra carta e web, per cui faremo un po' come fa il Guardian. Cioè il Guardian per noi è un esempio sicuramente valido. Detto questo, non sappiamo se ci salveremo facendo così, perché i soldi per adesso sul web non si vedono. E la pubblicità, questo trimestre qua, è stato il trimestre peggiore di tutta la storia di tutti i tempi della pubblicità sui giornali e su internet uguale, e siamo a un calo pubblicitario clamoroso, e le copie edicola non aumentano, quindi siccome un prodotto pubblicitario è il 90% della edicola nel cartaceo ancora, non da online, ormai è gratis, e c'è solo la pubblicità, se la pubblicità crolla, crollano i fonti di reddito e i nostri stipendi non sappiamo come ce li paghiamo, quindi questo è un grosso problema. Quindi le nuvole nere sì, altro che nere, neve nerissime, però com'è che diceva, c'è un vecchio detto comunista, il famoso detto della... tu lo sai, dillo. Grande disordine sotto il cielo, la situazione è perfetta. Grande disordine sotto il cielo, la situazione è eccellente. E su queste parole facciamo una pausa e continuiamo poi la conversazione.